patto siglato per far nascere in Abruzzo il terzo polo in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, ma l'intento è quello di lavorare insieme e proiettarsi anche verso le regionali del 2024. Lo hanno detto oggi a Pescara i coordinatori regionali di Italia Viva Camillo D'Alessandro e di Futura Gianfranco Giuliante, ufficializzando l'alleanza tra il partito e il nuovo movimento nelle ore in cui a Roma si discuteva su un possibile accordo anche con Azione di Carlo Calenda. D'Alessandro, deputato del partito di Matteo Renzi ed ex consigliere regionale, Giuliante, già assessore regionale ed ex presidente di TUA, hanno evidenziato che dare un voto a questa formazione consentirà di avvicinare Mario Draghi alla guida del paese. Noi da quando siamo nati come Italia Viva abbiamo dato vita a dei patti civici ovunque si è votato, abbiamo parlato con tutti in Abruzzo, il terzo polo oggi rappresenta la casa per i tanti che non ce l'hanno. Rispetto a questo bipopulismo più o meno estremo c'è una domanda incredibile, soprattutto in una regione dalla tradizione moderata e riformista come l'Abruzzo, di trovare una terza via. Noi la stiamo costruendo andando oltre i partiti e cercando di allargare a quelli che rappresentano per esempio sul territorio sindaci civici, amministratori civici, ma anche movimenti di opinione. Tanto noi ci portiamo avanti con il lavoro che deve essere fatto sui territori, perché la proposta deve nascere sui territori allargata a tutti coloro che vogliono dare una mano. Io credo che siamo la vera novità e il fatto che oggi ci sia un'associazione strutturata in tutta l'Abruzzo con amministratori civici e sindaci che guarda con attenzione e che sigla un patto per le elezioni politiche, che io considero solo un primo tempo, il secondo tempo saranno le regionali, credo che sia la strada giusta, la via di quella famosa domanda inespressa che invece i cittadini ci chiedono di rappresentare. Un uomo di centrodestra, perché questa scelta? Quando ho creato Futura, ricorderete, a domanda precisa se eravamo collocati a destra o a sinistra, dissi che in quel momento stavamo altrove, perché c'era sostanzialmente, per quello che io ho inteso sottolineare, sbattendo la porta e uscendo dalla Lega, connettendo all'incapacità di una classe dirigente di fare delle scelte che fossero funzionali per l'Abruzzo, decisi di mettere in piedi un discorso per quello che riguardava le civiche abruzzesi. A distanza di un anno, quella che era un'analisi che prevedeva la scomposizione del quadro politico a livello nazionale mi sembra che si sia verificata. E in questo contesto un altrove possibile mi sembra di poter affermare sia il polo del centro.